Mariano, dopo il discorso della, insomma, della proprietà della società, si parte allora con quali prospettive? Ma le prospettive è quello che noi ci auguriamo sempre ogni anno all'inizio, è quello di migliorarci. Non possiamo nasconderci da questo punto di vista, anche perché noi sono 2 anni che facciamo la B, sono 2 anni che arriviamo al 4º posto, quindi va da sé che migliorarsi vuol dire fare qualcosina in più. Insomma, noi vogliamo essere tra le squadre che possono fino alla fine lottare per accedere ai playoff. Io penso che tutto sommato nel nostro girone siamo tra le 4-5 squadre più attrezzate per poterlo fare. Poi sappiamo che una squadra deve, non è solo composta da nomi, ma deve funzionare, e man mano incontreremo sicuramente dei problemi, ma dobbiamo essere bravi a risolverli perché ci teniamo a essere competitivi. Ci sono, Mariano, giocatori che hanno, insomma, militato in categorie superiori e soprattutto ci sono più pallavolisti lunghi quest'anno. Sì, abbiamo messo qualche centimetro in più, però ripeto, una squadra deve sempre funzionare, anche per quanto riguarda il discorso della categoria superiore, bisogna vedere come si rende insieme agli altri. In un campionato come la Serie B, magari delle volte trovi dei campi che non trovi in categorie superiori, con delle difficoltà logistiche. Insomma, l'anno scorso, insomma, ne abbiamo incontrati diversi, di campi forse dove magari era proprio al limite giocare per alcune difficoltà. Insomma, sono tutta una serie di difficoltà che propone questo tipo di categoria, che chi non è abituato può avere delle difficoltà. Quindi noi dobbiamo quanto prima adattarci a tutto questo, perché comunque è un campionato complicato, un campionato che ritengo almeno nel livello medio si sia alzato per quanto riguarda l'ingresso delle campane. Per chiudere, Mariano, che importanza dai a questo mese, più o meno un mese prima dell'inizio del campionato? Il mese della preparazione è sempre determinante, perché si buttano le basi fisiche innanzitutto, poi tecniche, tattiche di una squadra, capire gli equilibri. Ci sono delle alternative possibili che in diversi ruoli, insomma, dovremo capire quale può essere il sestetto migliore.